maestro in qualche modo riesce a salvarlo, serve un compagno, alla fine ci prova Berluti e subisce due stoppate da Suigo. Va fuori dall'altra parte, un bel alto basso che però non va a segno perché ancora una volta una stoppata di Suigo, questa volta su Errede, un altro paio di scarico, esce sul perimetro Berluti e guarda palla, guarda la terza stoppata di Suigo. Portaglio interno del pivot. Difesa un po' vista, ci prova da tre Suigo, pericolosissimo, va a segnare. Tiro errato del numero 17, ovvero di Youssef, ci prova invece dal perimetro Casella, due triple di fila. Balzo ancora di Badalau, Milano che continua a giocare le sue carte. Badalau fa un cambio di fronte. Rientrato Suigo, guarda un po'. Canestro al 3, tirare con molto spazio. Esatto, qui Ercolani un po' sfortunato, aveva fatto un buon movimento anche di mezzo della palla, ma alla fine non è entrato il suo tiro da due. Rimbalzo di Suigo dopo un errore ancora di Lonati, va a segnare, il ferro sputa la sua conclusione. Già dall'altra parte con Mattia Grassi, che bell'assist per Suigo che va a schiacciare. Wow, che azione di Milano. Io intanto è entrato in campo Casella, Garavaglia, ci vuole da tre, tiro lungo, rimbalzo di Suigo. E prova a girarsi, la fa ottima guardia Gardini e caspita, noi è tornato su e dal basso ha strappato la palla Suigo. Qui si gira molto bene Garavaglia, è rimasto così in fondo, eppure ce l'hanno fatta, e si meritano gli applausi del pubblico. Scarica sull'esterno, rimbalzo ancora di Milano che sta attaccando, sta ormai 30 secondi. Molto bene la formazione milanese, tanta. Stoppato di Suigo, non basta la formazione in maglia rossa che in questi giorni la serie altra stoppata di Suigo, ormai non è più notizia, diciamo che la formazione in maglia rossa che in questi giorni la serie altra stoppata di Suigo, ormai non è più notizia, diciamo che la regolarità. Ricordiamo che quest'anno in stagione Milano ha perso solo due volte, una volta partita che tiro da tre di Suigo, tiro da tre di Suigo.